Ciao a tutti, Francesco Volantino Sicuro, siamo gli specialisti del volantino sempre a destinazione. Oggi ti volevo parlare di cassette delle lettere abbandonate, dove molte volte si trovano un mucchio di volantini. Sembra quasi che le agenzie di distribuzione pubblicitaria vogliano farcire continuamente di volantini per non si sa quale motivo. E dopo questi vengono lasciati al macero, al sole, alla pioggia. Cadono per terra e sporcano le strade. Ecco perché alcuni sindaci si arrabbiano e fanno le ordinanze. Qualche video fa ho fatto proprio un video dedicato ai sindaci che fanno delle ordinanze anti-volantinaggio. Ma il vero motivo, perché chi consegna volantini dovrebbe lasciare i volantini proprio in quella cassetta? Durante questo video avrete la possibilità di vedere proprio una fotografia di un portone abbandonato con i volantini messi lì. Che senso ha? Beh, il motivo principale è questo: il volantinaggio è difficile da monitorare, controllare. Non esisterà mai nessun sistema per avere la consegna certa, o meglio, non ce l'ha fatta Poste Italiane con le lettere a 0,95 centesimi. Con il volantinaggio che costa una frazione di una spedizione, se è sempre impossibile, è un problema di budget. E quindi lo stratagemma delle agenzie è: vedi, quella è una cassetta abbandonata, quindi mi fa come da monitoraggio. Se lì c'è il volantino, vuol dire che è stata servita la zona. Ecco, in realtà utilizzano proprio questa strategia per dire: vedi, lo mettono lì e dopo tanti saluti per la zona. Ok? Quindi fate attenzione perché purtroppo, e questo lo ripeterò all'infinito, se vuoi essere sicuro della consegna, devi trovare un'agenzia che faccia una pianificazione delle zone, dell'orario di inizio di partenza e tu, che sei il committente, vai a controllare o un tuo incaricato. Ciao a tutti, Francesco, volantino sicuro, 100% garanzia consegnato o rimborsato.